Amici di Battista 70 Phone, buongiorno. Oggi vi presento l'ultimo nato di casa Honor. Parliamo del 9X, smartphone dotato di tripla fotocamera da 48 più 8 più 2, wide, ultra wide e sensore di profondità. Il grandangolo funziona davvero bene, non ha particolari distorsioni, per cui devo dire che nella parte fotografica ci ha abbastanza convinto. Anche le foto in notturna non sono male. Se ci sono comunque delle fonti di luce, diciamo, che forniscono un pochettino di luminosità, altrimenti fa un pochettino fatica. Ma d'altra parte stiamo parlando di un cellulare che al lancio costa 299 euro. Ce ne sono state appena adesso delle offerte e si trovava a cifre ancora inferiori. Non abbiamo il sensore under display, ma abbiamo il fingerprint sulla parte posteriore. Funziona decisamente bene. Abbiamo la fotocamerina pop-up per i selfie, come possiamo vedere. Meccanismo che trovo funzionare in maniera, diciamo, ottimale. Una batteria da ben 4000 mAh che ci consente di arrivare a sera con un uso intenso. Ottima ricezione. È un dual SIM ibrido o due nano SIM o nano SIM più espansione di memoria. I tagli di memoria sono da 64 da 128 con RAM da 4 e da 6 giga. Il display è un buon IPS con risoluzione Full HD Plus. Devo dire che ci ha abbastanza convinto e trovo che il prezzo sia adeguato. Inoltre il display comunque è molto ampio perché parliamo di 6 pollici e 6. Completamente utilizzabile grazie alla soluzione della fotocamera pop-up. Fotocamera frontale che insomma così così, diciamo che non è proprio il massimo, ma si lascia comunque utilizzare. Ok, dai, spostiamoci al banco e vediamolo da vicino. Ok, nella confezione che non andremo ad aprire, oltre alla cover c'è cavo e caricabatterie, confezione diciamo standard, ma ripeto, adeguata anche al prezzo dello smartphone. Andiamo ad avvicinarci per vederlo, diciamo, un pochettino meglio. Diamogli un'occhiata da vicino. Qui sotto abbiamo lo speaker del volume, mono ma dotato di una discreta potenza. Ingresso USB Type-C. Qui abbiamo il jack da 3,5, meno male che qualcuno l'ha conservato, forellino per il microfono, un attimo che spegniamo il display. Da questo lato non abbiamo nulla, qui sopra abbiamo un ingresso per due nano SIM, un nano SIM più espansione di memoria. Qui potete vedere la fotocamerina pop-up. Da questo lato, come al solito, bilanciere del volume, tasto di avvio e spegnimento standby. Sul retro la sua tripla fotocamera, come vi ho detto, LED flash e il sensore di impronte. Sensore di impronte che, ribadisco, funziona veramente in maniera egregia. Come potete vedere abbiamo una buona luminosità. Ho utilizzato una foto che ho scattato qualche anno fa a Dubai, solita MIUI, Android 9 onboard. Andiamo a sentire un po' com'è la parte telefonica, chiamiamo il solito servizio clienti che mi sono già preparato. Già in capsula potete sentire che ha buona potenza. Scaricala e per qualunque domanda accedi alla nostra officina. La Anche vuole? l'audio, come potete sentire, è di buona qualità. Sentiamolo in ambito musicale, il solito nostro brano. Devo dire che ha una discreta potenza ed è anche abbastanza pulito. Diamo un'occhiata velocemente ad un video, vediamo cosa ci propone YouTube questa mattina. Proviamo questo. Vabbè, aspettiamo che finisca la pubblicità come al solito, intanto ci avviciniamo un attimo. Sì, a volte rompi le scatole, quindi. Non so cosa sia. Come potete vedere comunque un discreto display, comunque una buona risoluzione e un buon contrasto anche dei colori, come possiamo notare. Proviamo magari ad andare un pochettino più avanti. Insomma, ribadisco un buon video, come potete vedere possiamo utilizzare sempre le classiche gesture che ben conosciamo, tanto che siamo in questa fase, diamo un'occhiata anche alle foto che abbiamo scattato.
Un secondo che si gira la galleria, abbiamo fatto varie foto con grand'angolo e senza, potete vedere che comunque non distorce assolutamente, abbiamo una buona tenuta. Queste sono foto in notturna, qui con un po' di luminosità si ottengono degli scatti, devo dire, più che buoni e anche ben definiti. Camera selfie, ripeto, non mi ha entusiasmato. Foto con condizioni un po' più difficili, come potete vedere, tende ad esserci un po' il colore come patinato e anche qui ha fatto un po' fatica, però ribadisco, nel complesso è comunque una cam che si è comportata bene. Qui abbiamo fatto un velocissimo slow motion, veramente molto bene, non so chi fossero sinceramente. Comunque, insomma, parte fotografica che ci ha abbastanza convinto, ribadisco, anche in linea ovviamente col prezzo di cui stiamo parlando. Parliamo di 299 euro di prezzo di lancio, per cui non possiamo pretendere di avere una fotocamera da top di gamma. E qui abbiamo le solite impostazioni che già conosciamo, come ad esempio la comodissima modalità notte. I video possono essere girati in Full HD anche in 60 fps, come vi dicevo. Qui abbiamo tutte le altre cose che possiamo, insomma, come sempre una fotocamera davvero molto completa. Velocemente vediamo un pochettino, sono la classica MIUI che bene conosciamo. Andiamo a vedere le info sul telefono. Come vedete, la MIUI 9.1 e la versione di Android è la 9, per cui anche abbastanza aggiornato come versione software. Vediamo velocemente anche come si comporta nella parte ludica. Ci ho giocato abbastanza, devo dire, per essere sincero. Non ho mai riscontrato particolari problemi. Adesso, come al solito, andremo ad abbassare appena partirà. Ok, vediamo gli eventi giornalieri. Tiriamo a caso la prima macchina che ci capita. Sono le 8 e mi stanno già arrivando una marea di notifiche. La gente non dorme, vabbè, fa niente. Oh, questo mi piace come circuito. Shanghai. Come vedete, si comporta decisamente bene. Non ha particolari problemi, rallentamenti. Andiamo a fare un po' di spettacolo. Cercando di stare comunque a fuoco. Insomma, come avete potuto vedere, nessunissimo problema. Abbiamo un Kirin 710F che devo dire si comporta in maniera egregia. Comunque, ribadisco, un buon rapporto tra prestazioni ed autonomia. Potete arrivare tranquillamente a sera anche con un uso intenso senza particolari difficoltà. Noi l'abbiamo provato, come sempre, doppio test sia io che Lucio. E sinceramente, per quanto riguarda l'autonomia, la ricezione, tutto quello che ne tutta la parte, diciamo, lavorativa, assolutamente nessun tipo di problema. Con questo concluso, un saluto da Loris, alias Battista 70, per Battista 70, Phone.